prima grande, poi nuova, ora pure senza nome. A dirla con le parole di Carlo Costantini, consigliere comunale a Pescara, si chiamerà Nessuno, e questo perché il nuovo articolo rimanda a sua volta la scelta del nome allo statuto del nuovo comune. Rimandare la fusione di anni, come pretende la modifica della legge regionale 26 del 24 agosto del 2018, è una vera follia, ha commentato chi in quel progetto della nuova municipalità ci ha creduto e resta dell'opinione che si debba fare entro i termini stabiliti dalla legge, gennaio 2024. Si perdono intanto i 5 milioni di euro avuti dal governo per la gestione del Covid. Perdiamo 10 milioni di euro l'anno che potremmo avere qualora ci fondessimo entro il 1 gennaio 2024. Perdiamo tutta un'altra serie di opportunità per rispondere esclusivamente a logiche politiche di ceto politico, a regolamenti di conti tutti interni all'interno del centrodestra che non hanno nulla a che vedere con gli interessi dei cittadini. E sullo spostamento della data la nuova legge prevede di rimettere tutto nelle mani di Sospiri e di Marsilio. È entro settembre 2023. Sulla base di un parametro oggettivo, che è quello dell'attivazione di servizi associati, che è verificabile, riscontrabile, ma anche sulla base di un parametro discrezionale, soggettivo e arbitrario, che è quello degli studi di fattibilità. La legge dice: se ci sono studi di fattibilità, ti accordiamo il rinvio, se non ci sono non te l'accordiamo. Che cosa vuol dire se ci sono studi di fattibilità? Quanti studi di fattibilità? Uno, due, cinque? Cosa deve esserci scritto negli studi di fattibilità? Una legge platealmente incostituzionale la definisce Costantini. Perché la data dell'istituzione di un comune deve essere decisa dalla legge della regione o dello Stato, a seconda del tipo di fusione che si tratta. Ma insomma, quello che è evidente è che si siano riservati un potere assoluto, io l'ho definito dei superpoteri, che non salono in cielo né in terra. Un tradimento della volontà popolare, secondo il segretario provinciale di Azione. Che si è espressa nel 2014 è stata cristallizzata, come diceva poco fa Carlo, da una legge regionale del 2018, quindi tutti i presupposti ci sono, è solo la volontà politica locale e regionale che cerca di affossare la realizzazione della nuova Pescara.